Buongiorno, siamo tornati a Milano, andiamo a fare una sessione di pesca di barbi, non sono delle migliori, però proviamo lo stesso, la voglia è tanta, dopo parecchio tempo, quasi un mese e mezzo che non fiume. L'acqua non è pulitissima, però diciamo che è un po' migliorata tre giorni. E andiamo in postazione e vediamo come succede. Dai, a dopo. Proviamo. Ciao, a dopo. Ciao, ciao. Eccoci, signori. Siamo arrivati sullo spot. Abbiamo preparato la postazione. Oggi proviamo a pescare con la mia solita canna. È una Colmich Scrape Gepard 390. La lancia fino a 150 grammi. Io ho abbinato un mulinello sempre della Colmich. È un Nathan 5000. In bobina ho un 26 e come terminale io ho messo un fluorocarbon dello 0,20. Innesco una pop-up al krill e dei vermi, pop-up affondante. Pasturatore a gabbietta da 80 grammi e pastura con ossa al formaggio e del pellet misto dai 6 agli 8 mm, qualcosa anche. Via, adesso proviamo a lanciare e vediamo un po' cosa succede. Proviamo, ok, a dopo, arrivederci, ciao ciao. Ecco la tocca, tocca in diretta. Sorry. Tocca in diretta, magari di qualche pesciolino, però dai. Una boccata l'abbiamo vista, era una tocca bella decisa, ma prendiamo la tocca secca, vediamo se riusciamo a afferrare qualche bel pesce. Un'altra tocchettina, visto? Ma non parte bene, saranno dei pesciolini magari piccola dimensione, di solito il barbo quando ferra mangia. Ecco, la canna. La partenza è molto più decisa. Signori, in 2 ore di pesca la sessione di feeder non è andata proprio molto bene. Abbiamo giusto visto qualche timida boccata. La situazione del fiume è ancora abbastanza difficoltosa. L'acqua è ancora bella sporca e comunque ancora alta. Giusto, come dicevo prima, qualche timida boccata di qualche pesciolino, ma niente di che. Quindi direi che per oggi la sessione termina qui. E niente, dai, speriamo in tempi migliori e che la situazione del fiume migliori. Alla prossima, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao, alla prossima. Ciao, 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 ciao.